bella! Senti, che dici? Andiamo a Milano a fare un aperitivo, cena, seratina? A Milano? Ma te sei matto? Andiamo sulla strada giusta, va? Salta su! Allora, questa non è una 911 qualunque, questa è la Porsche 911 Carrera 4 Targa. E a parer mio, solo il meccanismo della capota e la scritta Targa valgono l'acquisto della vettura. È così sexy. Come darti torto? Beh, la 911 è un'auto difficile da descrivere con i numeri, però qualche dato dobbiamo darvelo. Allora, motore FlatSix 3000 Turbo, perché ormai a parte la GT3 tutte le 911 sono turbo, 370 cavalli, 450 Nm e 0 a 100 in 4,7 secondi. Ben detto, queste ultime 911 sono tutte turbo, ma se non me l'avessero detto non me ne sarei mai accorto. Questo motore ha una risposta all'acceleratore che è veramente eccezionale e allunga come una spirale. E senti che progressione. Sì, infatti inizialmente ero timoroso, ma devo dire che questo motore si comporta non quasi, ma esattamente come un aspirato. Col vantaggio però di avere più coppia. Unico appunto, manca un pochino di sound. Per questo vi consigliamo vivamente gli scarichi sportivi. Per me, soldi ben spesi. Sì, anche perché c'è poco altro da aggiungere. Quest'auto dà così tanta confidenza, è così agile e te la senti così cucita addosso che è sinceramente difficile chiedere di più. La trazione poi, il fatto che è una Carrera 4, ti dà una mano invisibile, nel senso che lei comunque si comporta come una trazione posteriore. E poi hai quel motore lì dietro che ti schiaccia per bene le ruote a terra e ti dà quella mano in più. Me la fai guidare un po'? Non ci penso neanche. Però guarda un po' là. Cosa? Fregato! Cavolo, questo cambio è fenomenale. È veloce come i migliori di SG, ma è più fisico nel cambiare rapporto. Se vogliamo, più da auto da corsa. Sì, c'è da dire che Porsche sanno come farti dimenticare del cambio manuale. Questo sterzo comunque è preciso, è sensibile, è uno dei migliori che puoi trovare su un'auto moderna. Ti dà così fiducia che è davvero facile andare forte con questa Porsche. Dai, scappottiamo. Beh, dato che ci vorrà un po', io parlerei della Prostarga. Allora, secondo per i miei gusti è una delle più affascinanti di tutta la gamma, anche più della Porsche Cabrio. Sì, anche secondo me è la più bella, perché poi ha questo montante che richiama quello delle prime Targa, che ha un fascino insuperabile. E poi il prezzo è esattamente lo stesso, 123.870 euro. Quello della Cabrio, quindi è proprio una questione di gusti. Io sceglierei la Targa. Decisamente anch'io. Cosa c'è da dire su questa 911 Targa? Beh, è un'auto da sogno. È sfruttabile e pratica quanto le altre 911, ma ha un aspetto ancora più speciale. Resta solo un dubbio. Carrera 4 o 4S? Ci sono 50 cavalli di differenza, ma anche quasi 15.000 euro in più. Beh, vado a controllare il conto in banca e poi decido.